Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi una puntata che comincia col botto. Perché vi avevo detto che sarei andato in giro a cercare di tamare una creatura oscura. Infatti, come potete vedere, mi trovo praticamente a ridosso della foresta oscura e la foresta magica, perché ovviamente queste due comunicano tra di loro. E non vi potete mai immaginare che cosa sono riuscito a beccare. Non, a dire il vero, non conoscevo questo tipo di creatura. Non la conoscevo, non l'avevo vista in nessun video né nella wiki. Cioè, non l'ho vista da nessuna parte. Però ho trovato il Ghost Dragon. Cioè, io non sapevo esistesse. Ma addirittura c'è un drago fantasma, tutto bello particolare, bello potente, tra l'altro. Che veramente fighissimo da vedere, ragazzi. Adesso ho messo in pausa perché mi sta praticamente attaccando. Come potete vedere a destra si vedono praticamente le fiamme blu, che è praticamente il suo attacco. Infatti è un tipo di drago aggressivo. Quindi che sto facendo io? Mi sto facendo attaccare appositamente in modo tale che lui poi mi insegua e lo possa tamare in una zona più tranquilla. Perché qui nella Darkwood Forest ci sono delle creature fortissime. Ci sono i Reaper che sono addirittura cioè, sono addirittura fenomenali. Hanno un sacco di HP e levano un sacco di danni. Quindi devo assolutamente allontanarmi da questa zona. Quindi, risumiamo tutto e scappiamo di corsa. Guardatelo, mi sta praticamente inseguendo. E quindi io voglio portarlo praticamente più in qua. Ecco, speriamo che non abbia perso interesse. No, ok, non ha perso interesse. Quindi mi fermo subito qua un attimo, lo miro. Ecco, e penso che lo tamerò in questa maniera. Quindi lo colpisco, mi allontano, visto che comunque mi posso allontanare. E lo colpisco. Beh, no, così non è difficile da tamare. Mi sta seguendo ancora, vero? Sì. Perfetto. Quindi portiamocelo sempre più lontano, magari. Eccolo. Giriamo. Ecco, magari giriamo al contrario. Oddio! Mi ha sparato le fiamme. Scappa, 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 scappa. Ok, ancora è lì in piedi, quindi non sono riuscito ancora a buttarlo giù. Andiamo dritti, più che altro è perché non vorrei andare in una zona dove posso farmi colpire. No, ho sentito il cinghiale che. Attenti alle fiamme. Dai. No! No! Che cazzo sta succedendo? Modù! No! 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 Porca miseria! Pure il drago mi hanno ammazzato, e che palle! E guarda quanta strada mi devo fare. No, cominciamo malissimo. Ma poi da dove è arrivato quel cinghiale? Da dove è arrivato quel cinghiale? Cioè, come ha fatto a salire là sopra? Porca miseria, va, guarda quanta strada mi devo rifare. Porco Giuda, va. Cioè, ma da dove cazzo è arrivato quel cinghiale? Ecco, il drago fatato mi è morto. No, dopo che l'avevo tamato. Io lo odio, io queste cose le odio di sto gioco, veramente le odio. Niente, ci rivediamo appena ritorno lì, è inutile. Ok, sono ritornato. Ho rifatto la strada. Ho messo il gargoyle come cubetto e me lo porto in giro. Adesso non devo far altro che far addormentare quel maledetto drago, quel maledetto Dark Dragon. Ora, il problema fondamentale è che, oddio, uno mi sta inseguendo.
Ho il vento a sfavore che mi fa diventare lento, cacchio. Ah, Madonna, quanto dolore fa. No, 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 no. Oddio. Sì, è caduto. È caduto. Oddio santo, mettigli la carne e vattene a fanculo, maledetto. Ora, il mio problema era trovare effettivamente dove fosse. Ecco, questi sono quei maledetti che ho dovuto accoppare prima. Anche perché ho finito praticamente tutti i dardi magici. Li ho finiti tutti. Copuliamo un po' l'aria. Volevo sapere in realtà dove è finito il cadavere del mio drago fatato. Perché così facendo io perdo la sella. Non vorrei che già sia despawnata. Cioè, spero di no a dire la verità. Spero veramente di no. Allora, facciamo una cosa. Tra l'altro ho finito tutte le frecce, praticamente tutte le frecce che avevo narcotiche e tutti i dardi narcotici. Cioè ho finito tutto praticamente. Ecco, aumenta un po' gli HP. Allora, vediamo se trovo adesso. Tecnicamente dovrebbe darmi un forziere, no? Con la roba del... Cioè, dovrebbe darmi un forziere con la roba del... Come si chiama? Del... Oddio, cos'è? Vabbè. Perfetto. Aspetta, qui c'è un forziere, ma penso che sia comunque della pianta, no? Turtle shell. Ah no, questo è il carbonemis. Cioè, ma allora dov'è finita la sella del... No, queste sono le... Cioè, dov'è finita la sella del drago? Del Fairy Dragon. Cioè, il drago oscuro, questo qua, il Ghost Dragon, l'ha ucciso, giusto? Perché l'ha sconfitto. Ma dove è finita la sella? Cioè, no, non mi dite che ho perso la sella. Dai, che brutta cosa che ho perso la sella. Non è che si è buggata magari qua sopra. Eppure no, qua sopra non si è buggato niente. Perché dovrebbe apparire il forziere così, no? Come... Cioè dovrebbe apparire il forziere, ma... Aspetta, là cosa c'è? No, quelli sono gli occhi della rana. Magari da questo lato, vediamo. Eppure... Allora, io praticamente sono caduto. Cioè, io praticamente sono caduto qua, giusto? Perché io poi sono caduto qua. E il cinghiale praticamente qua mi ha fatto la festa. Però al tempo stesso il drago, cioè il mio Fairy Dragon, ecco, il mio Fairy Dragon ha combattuto con il Ghost Dragon ed è tecnicamente dovrebbe essere schiattato da queste parti. Perché comunque non c'è stato. Oh. E abbiamo tamato il Ghost Dragon. Ottimo. Il problema è che la sua sella si crafta a livello 80. Quindi ho ancora altri 10 livelli devo fare. Prima di craftarmi la sua sella. Quindi non lo possiamo vedere in azione fino a quel momento.
Ora il problema è che io effettivamente lo potrei lasciare qua, tanto se la cava benissimo da solo. Cioè, non credo abbia bisogno del mio aiuto. Però io volevo sapere dove è finita la maledetta sella del Fairy Dragon. Io non credo di averla addosso, perché comunque, cioè, ce l'aveva messa il drago addosso la sella, quindi io purtroppo non ce l'ho. Assolutamente non ce l'ho. Cioè, ho finito pure le frecce, ho finito pure le sleepy arrow, ho finito. Cioè, mi ha prosciugato di tutto sto dragone di merda. Senza pensare al fatto che mi ha fatto rifare la strada più volte. Cioè, nel senso, mi ha fatto rifare la strada. Quindi già per quello, solo per quello. Niente, non la trovo più la sella. Non vorrei che magari ce l'ha lui dentro l'inventario, che è tipo se l'è mangiata, come se se la fosse mangiata. Ecco. Allora, aspetta un attimo. Non vorrei che magari effettivamente. Adesso devo aspettare che ritorni a terra. Cioè, non vorrei che magari lui. Allora, qui c'è la carne. Vabbè, aspetta, ti do anche questa. Che tanto. Tu mangi carne, quindi va bene. Questo cos'è? Putting it in the train and enable to protect function. Make your train and rail invincible. Wow. Questo mi servirà per il futuro. Che fai? Ti vuoi abbassare per favore? Eh? Che dici? Allora, aspetta, facciamo una cosa. Mi faccio seguire un attimo. E anche perché il ritorno, diciamo, il ritorno cioè la strada di ritorno per casa è lungo, cioè è lunga. Quindi magari. Ecco, lì c'è un ragnetto che. Oddio, non è scoppiato. Ecco, ora scoppia. Bene, adesso siediti. Bravo. No, non ce l'ha la sella lui. Cioè, allora ho praticamente perso la sella del Fairy Dragon. Perché l'ho persa completamente, l'ho persa. Cioè, l'ho persa totalmente. Oh santo numi. Eh sì, ho perso la sella, no. Ma non tanto per i materiali, perché alla fine non ha tutti sti gran materiali la sella del Fairy Dragon. È perché comunque l'avevo già fatta, no? Adesso la devo rifare. Che palle. Ah, va bene. A questo punto faccio adesso una cosa. Aspetto che il drago mi vada in Pix Block in modo tale da potermelo portare appresso e poi lo porto a casa e quando arriverò a livello 80 faremo la sella e lo proveremo. Quindi eccolo, convertiamolo qui. Esatto, in Pix Block, questo me lo porto e la diamo a lui come carne. Ecco, qui ci sono. Ecco. Prendiamoci dei primari Magic Core che mi serviranno per craftare nuovamente la sella del Fairy Dragon. Ora il problema sarà anche trovare un altro Fairy Dragon, perché quello comunque di livello non era male. Era. Che livello era? Non era male. Ed era comunque anche veloce, perché diciamo che la cosa importante del Fairy Dragon è che sia veloce, e lui effettivamente lo era. Però vabbè, purtroppo è andata così. Quindi va bene, facciamo strada per tornare a casa. Aspetta, là cosa c'è? Un gargoyle, ok, no. Faccio strada per tornare a casa e ci vediamo dopo. Allora, eccoci ritornati a casa. Finalmente sono ritornato a casa e ho costruito un bellissimo attrezzo, un bellissimo oggetto che praticamente mi permette di depositare, guardate, tutti i miei dinosauri, tutti i miei mostri, sotto forma di cubo. Quindi sotto forma di Pixbox
all'interno di questo di PixBlock, all'interno di questo container. E ogni qualvolta io volessi utilizzare uno di quei dinosauri, uno di quei mostri, posso tranquillamente riprendermelo da lì e poterlo utilizzare. Così le selle le ho messe tutte quante dentro l'armadio per evitare di perderle, per evitare in generale di far crepare male anche i miei dinosauri, visto che così sotto forma di cubo possono stare tranquillamente senza problemi. E niente. È stata una puntata abbastanza intensa, forse non troppo lunga rispetto alle altre, magari questa un po' più corta, però alla fine ci sta, secondo me, ci sta. E anche perché purtroppo per il momento non posso ancora craftarmi la sella per il drago, il Ghost Dragon. Potrei andarmi a tamare un altro Fairy Dragon, a dire la verità. Però non lo so se lo voglio fare adesso, magari lo farò off camera, giusto per... diciamo, giusto magari per evitare problemi. Tu perché sei entrato a casa mia? Fanno entrare a casa mia. Bene. E quindi sì, mi andrò a tamare probabilmente per conto mio un altro Fairy Dragon. Anche perché, tra l'altro, ho finito tutti i colpi magici, sia i narcotizzanti con le frecce, sia le Sleepy Arrow, che addirittura i sedativi magici, che quelli saranno difficilissimi da craftare. Veramente mi servirà tantissimo, tantissimo materiale per craftarli. Quindi dovrò andare appunto anche a fare un po' di farming per quanto riguarda i materiali magici, soprattutto i primari core, che mi servono fondamentalmente per craftare i sedativi. Se ve li faccio vedere, cioè io praticamente come ammo, vedete? Devo prendere tantissimo primari Magic Core. Le Thunder Magic Stone le ho bene o male, ne ho un paio. Però i primari Magic Core devo assolutamente prenderne altri. Devo prenderne altri. Devo craftarmi anche i proiettili poi successivamente, perché stanno finendo. Quindi vediamo un attimo. Ecco, eppure ho 78 primari Magic Core. Potrei effettivamente utilizzarli già. Poi dovevo utilizzare le Thunder. E i proiettili che ce li ho, quindi le Thunder Magic Stones. Dove le ho messe le Thunder Magic Stones che avevo? Ecco, ne ho 34, quindi forse qualcosina riesco a concluderla. Vediamo quanti ne riesco a craftare. Sempre pochi saranno. 7, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, 7 colpi, che sono tanti, però al tempo stesso sono anche pochi. Se invece dovessi craftarmi le Magic Arrow, si fanno con le Stone Arrow, Magic Berry, Mage Wave Bark e Wind Magic Stones. Ok, questi già sono un po' più semplici. Sono un po' più semplici da ottenere perché i legni magici ce li ho qua praticamente. Ecco, le Magic Berry non sono un problema. Ce le ho. Poi, ecco il magic è il magic questo. E poi mi servivano le Wind Magic Stones, giusto? Allora, queste le possiamo rimettere qua. E le Wind Magic Stones, io mi ricordo di averne comunque parecchie. No, ne ho molte meno di quelle che immaginavo. Credevo di averne di più, a dire la verità. Invece no, non ne ho molte. Vediamo se forse negli altri armadi. Qua ho messo tutte le selle, quindi non credo di trovare nulla. No, eppure pensavo di averne di più. Quante? Ah, le Stone Arrow, certo, giusto, devo prendere le frecce normali. Ma le frecce normali adesso ce le avevo? Credo di sì. A meno che le ho convertite tutte quante in frecce narcotiche, forse. Eh sì, credo di averle convertite tutte in frecce narcotiche. No, eccole, ne ho un paio. Ecco, prendiamo queste. Vediamo quante ne posso fare. 26. Non sono tantissime, però è già un inizio. Anche perché mi servono praticamente le pietre magiche del vento, che io so effettivamente dove possa trovarle. Io so effettivamente dove posso trovare le pietre magiche del vento. Nella foresta quella magica ce ne dovrebbero essere a bizzeffe.
E tra l'altro, adesso che ho la steel, ho praticamente gli attrezzi in steel, posso farmare molto più velocemente. Quindi forse ancora riesco a concludere qualcosa. Però vabbè, queste saranno cose che farò off camera, perché veramente sarebbe un parto praticamente farvi vedere io che faccio avanti e indietro in tutte queste zone. Allora, qua continuiamo a mettere legna ovunque. Ecco, facciamo light fire. E qua mi faccio tutta la bella carne al fuoco. Poi l'altro legno che mi è rimasto lo mettiamo qui. Tutto ciò che ho preso in più lo risistemiamo. Quindi tutto questo lo sistemiamo. Sì, lasciamo così. E nel frattempo volevo vedere i dov'è? Weapon, ammo, ecco, bullet. Quindi iron ingot e gunpowder. Ok, questi si fanno facili pure. E questi invece sleepy potions, gunpowder e glass. Questi vabbè, posso aspettare, perché per ora creature, diciamo, di terra non ne voglio tamare. Preferisco craftarmi i bullet per il fucile. Quindi devo prendere gli iron ingot. Ora, gli iron ingot, però qua sono sicuro che non ne avevo messo, perché queste sono comunque le casse belle vecchie, e infatti quando iniziavo praticamente a giocare, per cui sono abbastanza tranquillo. Vediamo se ho degli iron ingot da qualche parte. Qui no. Steel ingot, no, iron non ne ho più, mi sa. Devo andarmeli a prendere. Qua c'ho dell'iron, ma è dell'iron grezzo. Sì, devo andarmi a prendere assolutamente degli iron ingot. Ah no, eppure qua ce li ho 90, ok. Ok, scherzavo. È la gunpowder. Ok, perfetto. Perfetto, facciamoci questi insieme. Ammo, eccoli qua. Beh, 180 colpi sono un bel quantitativo. Tra l'altro adesso mi posso andare a fare poi per conto mio l'iron, che tanto lo trovo facile ormai. Lo trovo molto facile. Ecco, mi prendo tutti questi bei proiettili. Ecco, ricarichiamo le munizioni. Fortunatamente si craftano facilmente, a differenza di Ark. Qui le munizioni fortunatamente si creano in maniera abbastanza facile. Quindi va bene così. Ecco, mi prendo dell'altra carne essiccata. Me ne prendo 30 in totale. Mettiamo qua anche le uova, così rimangono belle a calduccio e non si rovinano. E per il resto basta. Direi che per il momento mi posso fermare qua. Quindi devo andare a farmare, mi faccio un promemoria così io mi riguardo il video e so cosa devo fare per la prossima volta. Devo andare a farmare prodotti magici come le bacche e devo andare a tamare un Fairy Dragon, assolutamente, me lo vado a tamare per conto mio. E poi devo andarmi a fare i cristalli del vento che si trovano nella foresta magica dove vado solitamente, ce ne sono un botto, ma veramente un botto. E poi, nel frattempo level up. Così arrivo a livello. Arrivo a livello 60, 68, figo. E quindi stavo dicendo che devo prendere anche le pietre del vento per potermi fare le frecce magiche, visto che comunque ancora i colpi, giustamente, mi devo farmare altra roba. E penso basta. Poi vabbè, l'iron lo riesco a fare tranquillamente per conto mio. Quindi ok, va bene. Il piano ce l'ho in mente. Non lo faccio ora perché sono stanco, quindi voglio staccare un pochino. Però sì, credo di potercela fare. Quindi grazie ancora per essere stati con me, ragazzi, e ovviamente ci vediamo alla prossima.